Cari tifosi nerazzurri, amanti come il sottoscritto dell'FC Internazionale di Milano, ovvero la squadra più bella del globo terrestre. E io di solito non faccio mai video solo ed esclusivamente per parlare dell'Inter. Però dopo le ultime dichiarazioni di Romelone Lukaku mi è venuta voglia di esprimermi, ovvero il signor Lukaku si è lamentato di come gli stanno andando le cose al Chelsea. Ha fatto capire a tutti noi che ha voglia di vestire ancora i colori nerazzurri, che è innamorato dell'Inter, che ci ha chiesto scusa, che di qua, che di là, che di su, che di giù. Dopodiché noi veniamo a sapere che a luglio, quando cavolo è stato, ha chiesto un rinnovo contrattuale dopo aver vinto lo scudetto. Ma io dico questo a signor Lukaku: ma come cacchio stai? Ma cioè, ma ce la fai? Cioè, hai appena vinto lo scudetto, sei il re di Milano, ti abbiamo amato come un dio nella nostra città, ti abbiamo osannato, cantavamo per te, ti abbiamo visto festeggiare nelle strade della nostra città il giorno in cui abbiamo vinto lo scudetto, e tu cosa fai? Richiedi il rinnovo quando sai che la situazione non era, diciamo, semplice per le casse di casa Inter. Non ti fanno il rinnovo, prendetene, vai, dopo 3 mesi ti lamenti di quello che sta succedendo là e ci chiedi scusa? Perché vuoi tornare? Eh no. Bisogna dare atto e ringraziare anche i tifosi della curva che hanno fatto uno striscione dicendo al signor Lukaku praticamente: Romelo, ci dispiace, ci hai lasciato, te ne devi andare, perché io pagherei milioni, non riceverei milioni, io pagherei milioni per indossare un giorno la maglia dell'Inter e giocare nel campo di San Siro sotto la mia curva nord a sentire il mio nome. Tu te ne sei andato, ci hai lasciato così. Grazie a Dio, ad ora non diciamo niente, facciamo corna, teniamo duro, teniamo botta, sta andando come sta andando, e ribadisco, testa bassa e pedalare. Però io avevo voglia di sfogarmi, di dire quanto penso su quello che ha voluto fare Lukaku, sulle dichiarazioni più che altro. E basta, mi dispiace, Romelo, secondo me tu la maglia nerazzurra non ti meriterai mai più di indossarla nella tua vita. Noi siamo diversi da tutti, noi abbiamo l'Inter nel cuore, ma non è una frase fatta. Noi interisti stiamo male, stiamo veramente male per questi colori, per questa squadra. L'FC Internazionale è una nostra ragione di vita. Quindi, come ha detto Dumbo, frase bellissima, e bisogna dare onore a Danilo D'Ambrosio, non importa il nome che hai dietro, ma importa lo stemma che hai davanti. Viva l'Inter, ragazzi, se avete voglia potete anche lasciare un like, se non avete voglia, chi se ne frega. Viva l'Inter!